Una storia infinita. La Juventus non si ferma più. Riesce a trionfare con tranquillità anche dove nessuno c'era riuscito finora, in casa della Fiorentina, uno degli ambienti storicamente più ostili. La conferma di un rendimento al limite dell'umano, che rischierebbe di essere sottovalutato per l'abitudine di vedere sempre lì in alto la vecchia signora, se non ci fossero numeri così chiari e così pazzeschi, in continuo miglioramento. Basta citarne qualcuno: 0 sconfitte fuori casa in tutto il 2018, 13° successo in 14 gare, 40 punti in classifica, un record assoluto della Serie A. Nessuno mai prima era riuscito a fare un percorso di questo tipo. Il mix tra qualità, solidità difensiva e concretezza sembra sempre più equilibrato. Si vede in questo la mano di Allegri, che muove con razionalità le tante pedine a disposizione perché la sua squadra si sappia adattare a qualunque situazione. Noi siamo stati bravi a mettersi sul piano loro. Quando c'è da far battaglia, bisogna far battaglia. Quando c'è da giocare a calcio, si gioca a calcio. È normale che non puoi fare una partita a 90 minuti di furore agonistico, perché poi dopo a un certo punto cali. È normale che poi nel calo noi abbiamo tanta qualità e quindi riusciamo a andare a comandare le partite. Possesso palle e ritmi bassi hanno frenato da subito la possibile irruenza e rapidità degli avversari. Tanto qualcosa in attacco succede sempre, come il dai e vai tra Bentancur e Dybala, che l'uruguaiano chiude con la sicurezza di chi ha saputo conquistarsi uno spazio importante in mezzo a tanti campioni. Un vantaggio che ha consolidato il copione del giorno, aiutato anche da un pizzico di fortuna che non guasta mai in occasione del raddoppio di Chiellini. Segnali positivi di un avvio di stagione fuori dal comune. Un discorso a parte merita lui, Cristiano Ronaldo. Era dai tempi di John Charles che un esordiente con la maglia bianconera non segnava così tanto. 10 reti in 14 partite di campionato. Con uno così tutto diventa ancora più possibile. La serie di impegni complicati si apre nel migliore dei modi. Non sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, anche perché la Fiorentina ha una buonissima squadra che gioca molto bene. E quindi abbiamo dato una bella risposta per iniziare questo mese alla grande. I viola hanno provato con un atteggiamento tattico compatto a mettere in difficoltà i campioni d'Italia, ma non sono mai riusciti ad andare oltre una manovra lenta e prevedibile. Non c'è stato neanche trasporto agonistico, nonostante la spinta del Franchi. 40.000 tifosi non si vedevano da almeno 5 anni. Le opportunità di rimanere vivi non sono comunque mancate. La nemia offensiva però sta diventando una malattia pericolosa da curare al più presto. Bisogna tornare a far gol, questo è chiaro. Se è il nostro dato, è il nostro dato negativo che ci sta accompagnando da troppe partite, che ci sta penalizzando, quindi su questo ci dobbiamo focalizzare. Il tridente dei giovani terribili sta facendo fatica. Simeone non inquadra la porta da troppo tempo. Chiesa manca spesso di incisività. Piazza deve ancora decollare. 2 mesi senza vittorie sono tanti e l'Europa continua ad allontanarsi. Adesso la testa deve essere migliorare come squadra, migliorare in difesa, migliorare in attacco e per poter arrivare a una vittoria. Inversione di tendenza, ma anche mercato per ripartire. Il migliore in campo Chiellini, il peggiore Simeone.